cose tutte e due terribili, il dramma del lavoro, il dramma della salute. Queste mamme dicono, senza se e senza ma, chiudiamo l'Ilva. Lei cosa risponde a queste mamme? Che noi abbiamo fatto un accordo un anno fa, approvato a voto segreto dal 90% dei dipendenti di tutto il gruppo, che proprio per produrre acciaio in modo da non far più morire nessuno, si prevedono 4 miliardi di investimento nei prossimi 3 anni e 4 anni. C'è stata la copertura dei parchi, che è una struttura che non esiste in nessun'altra parte del mondo, per impedire che quando c'è il vento le polveri invadano Taranto, ed è quasi conclusa, così come sono previsti investimenti per rifare in modo più avanzato possibile, con le tecnologie più avanzate, la produzione d'acciaio. Quindi quello che io continuo a pensare è che la salute si tutela non cancellando o chiudendo i posti di lavoro, ma facendo in modo che le Che fabbriche si facciano siano le bonifiche. utilizzate con le migliori tecnologie. Che si facciano le bonifiche. Del resto vorrei ricordare a tutti che l'esperienza che purtroppo abbiamo alle spalle, penso a Bagnoli, Sì. è che quando tu di fronte alle difficoltà chiudi la fabbrica, alla fine perdi il posto di lavoro e non bonifichi il territorio, perché È dopo non ci chiara la sono sua neanche le risposta, è risorse. chiara la sua E risposta. siccome io sono. Intanto aspetti perché arrivano.